funzione degli uomini che la adoperano, che la abitano. Così ci siamo recati alla fine in uno degli ambienti della nuova fabbrica. A me capita di venire qui in fabbrica più spesso di domenica che non nei giorni feriali, quando c'è operai e tecnici al lavoro. È vero, Carlone. La ragione si richiama a certe esperienze molto, molto vecchie. Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica. Ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva, non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. E lo guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale? È più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito. Mio padre, pensa, lei preferisce vederla tutta ferma la macchina? Eh no, quando la fabbrica è ferma i problemi della tecnica, le macchine spariscono e il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro, e questo è il problema che mi prende quando sono la fabbrica chiusa, la fabbrica ferma. E questo è importante, ma non si dovrebbe mettere un po' in movimento per, dico, anche per le nostre esigenze per i nostri. No, ha ragione, vedi, ci sono questi trasportatori che con un semplice bottone io le farò mettere in moto. Ecco, vedrà che questo sistema di trasportatore, ecco, che portano le parti agli operai che lavorano si mette in moto. E forse per le vostre esigenze. Senti, è più facile. Ma lei mi parlava delle sue esperienze quasi infantili, direi, insomma, no? Della fabbrica. Vuole continuare a raccontarmi? Per molti anni questo problema di conciliare l'uomo e la macchina così mi ha faticato, e quando ho cominciato a lavorare seriamente nell'organizzazione ho cercato quali erano i mezzi per adattare l'uomo e la macchina a questo ambiente, e mi sono persuaso che non esiste una ricetta, non esiste un ordine assoluto. No, grazie. Volentieri. È troppo chiaro che è un problema di estrema complessità e dovremmo così cercare di capire la questione fondamentale, che è quello del rapporto dell'uomo dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica. Lei prima ci ha parlato di alcune sue esperienze da ragazzo, la pregherei adesso di tornare un po' più indietro nel tempo. Si ricorda quando nacque la prima macchina da scrivere Olivetti? Mi ricordo che mio padre espose il primo campione a Porta per l'Esposizione di Torino nel 1911, che proprio oggi in Italia sta così celebrando i 100 anni del raggiungimento, ripete l'esperienza del cinquantennio di Torino. E quella volta là la prima macchina uscita da questa fabbrica venne esposta con molto interesse. E come mai suo padre si decise a produrre proprio macchine da scrivere? Io credo perché prima di fare macchine da scrivere produceva strumenti di misura, soprattutto contatori elettrici, i quali erano distribuiti in massa alle grandi compagnie di distribuzione dell'energia elettrica, che sono i consumatori dei contatori. E quindi mio padre pensava che questo tipo di rapporto però non lo rendesse abbastanza indipendente, era un rapporto di collaborazione ma anche di dipendenza, e volle produrre qualcosa come una macchina che si vende una per una a tante persone diverse, e questa così varietà di distribuzione gli creava la sua indipendenza, a cui lui teneva moltissimo, era come tutti i pionieri dell'altro secolo, era un grande individualista. Vogliamo andare a ritrovare adesso la vecchia Ivrea dove abitava la sua famiglia? È stato lo stesso Adriano Olivetti a volermi mostrare la vecchia Ivrea, laddove nacque 59 anni fa. E questa è la casa dove stava mio nonno e mio bisnonno, anzi posso anche ricordarmi che fin da mio nonno aveva qui un negozio di tessuti, e qui c'è, anzi quasi potrei dire, una pagina di storia economica, perché mio nonno vendette questo negozio per comprare delle terre, mio padre vendette le terre per comprare delle macchine e fare la fabbrica, quindi mi sembra c'è un'evoluzione in sintesi, insomma, in no? Certo senso è una pagina di storia commerciale, scusi, un momento, guardi che sta passando il carnevale di Ivrea, però sono le prime manifestazioni di Ivrea.
Esattamente, sì. C'è il generale. Sono le prime manifestazioni del carnevale di Ivrea, che comincia appunto a gennaio, vero, e si conclude nelle giornate. È un carnevale serissimo, quando mi dicono. Molto, molto importante di Ivrea, perché è una tradizione radicante. Buongiorno, caro generale. Buongiorno. Lei l'ha chiamato generale, ma è generale sul serio, mi dicono, vero? Qui, durante questi giorni di carnevale, il nostro comandante ha pieni poteri e autorità sulla città, libera i prigionieri, supera l'autorità del sindaco. Ma non è uno scherzo questo carnevale? No, è molto serio, ha delle radici profonde nell'animo popolare, e quindi è una cosa veramente sentita, ha una sua tradizione giacobina, repubblicana. Io devo salutarla perché gli ufficiali mi attendono a Castellasso. Grazie, signor generale. Arrivederci.